vai più, vai più, aspetta, vai più. Eccoci a bordo, signori, benvenuti in questo nuovo video in compagnia di mio cognato e oggi anche Elia. Oggi faremo un po' di spinning offshore, fase d'alba, bei colori, adesso cerchiamo qualche bella marcatura, speriamo si faccia vedere anche qualche bella mangianza, perché in zona ci sono bei alletterati e forse qualche palamita. Vediamo se fanno qualche mangianza le palamite. Mio cognato è tra un po' inizia a pasturare, che già di prima mattina ha il suo classico modo di mare. C'è una leggera onda lunga che a me non dà fastidio, troppo a lui dà fastidio. Vabbè, ce ne faremo una ragione, al limite lo buttiamo a terra, lo facciamo dormire. Sta per i fatti suoi, si rilassa. Bando alle ciance. Iniziamo la ricerca e si inizia la pescata. Vediamo di fare qualche bel pesce oggi. Come ci mettiamo, Vale? Come decidi di metterci? Mettete un lato qua, guardate. Allora, aspetta, questo lo metto qua dietro. Tanto un bacio non me lo dà. Questa, la fotocamera. Qua, tipo io metto qua, no? A posto. Possiamo iniziare la pescata, signori. Iniziamo questa pescatina. Allora, marcature sull'eco non ce ne sono. Noi ci proviamo ugualmente. Alla cieca, come dice mio cognato. Alla check. Check. La check. I sauri su fondo. Cala la canna. O mezz'acqua, non so. Niente. Ovunque le puoi trovare. Ma non ce n'è. No? Almeno sotto non ne abbiamo. Poi se sono in parete o sono più fuori non lo so. Dove non c'è tu? Io qua. Tieni la bassa la canna, fa. Tira verso fuori il vento. Sì. L'eco pulito, non c'è nessuna marcatura. Sono tutti in là dove ci sono gli altri pescatori. Perché pasturano? Come fai qui? Se ne mettiamo a traina solo Lucanne potremmo calare. No, uno in punta a calavante che passa sotto. L'altro che fa il giro di pacchiaccio, no, da dietro. Tre canne si potrebbero calare, ma è scelto il tender. Se parte una sempre rughiano tutti. No, un macello con me. Vento? Allora, ci mettiamo a trainetta con un bel degree 70, un bel 70 S, ci mettiamo a 3 nodi e mezzo, 4 nodi e cerchiamo sti balordi. Allora, visto che stiamo mettendo a traina, tu ti sposti di nuovo là, che metti il portacanna da questo lato. Vabbè, io lo puoi mettere in mezzo alle cosce. Eccolo qua. Ok, degli 70. E vediamo. Vediamo cosa possiamo fare oggi. Ma
Oh, Ro. No, no, niente, sta già in anno, ma... No, ma come si... Ma come si, eh? Oh, vai ti, aspetta, vai ti. Minchia, bello, oh. Mamma mia. Bello, oh. Se ne avete pigliato, no? Poi ti ora. Sì. Come ti amo? Ce l'avete pigliato? No! In diretta! Acceso, sì! Oh! Bello, grazioso. Questo è grazioso. La uffa. Ma la prima parte è lo stavo, guarda. Lancia. Ce l'avrà sotto. Lancia tranquillo, fa. No, lancia. Lancia là davanti, fa. Là davanti. Che c'è? Questo sempre questo. Oh, bello. Dai, bello. Vai! Mamma mia, spettacolo! Eccolo qua. Il primo alletterato della giornata. Speriamo non l'unico. No, dai, ci sono. Ed ecco arrivato il primo alletterato su Degree 70. E iniziamo la giornata così. Da Jackie, messa a traina, 4 nodi. Un bel alletterato sul chiletto, ci sta, dai, facciamo qualche fotina e ricaliamo le canne, dai. 30 metri, allora facciamo qualche lancetta spinning, uno sharpshooter da 20 grammi, vediamo, quasi lo calo in verticale. Ehi! Cosa? Cos'è, vale? Ci fa Piero Guadino. Sugarello. Mamma, quant'è? Guardiamolo subito. Si strappa. Carancoronco.
Mamma mia. Cala, cala in verticale. Mamma mia. Tarango ronco, stupendo. Spettacolo. Bello. 20 grammi, vero? Con 20 grammi, sì. E arriva anche un bel carango ronco, sharp shooter da 20 grammi. È proprio bestiolo. Bello, bello. Sì. Manca stavo tagliando io. Ma io manco la stavo guardando. Manco la stavo guardando. No, vai qui. L'hai creato? Sì. Oh, Ro. Dai, uno un canna. Capunta. Alla fine. Qua sta a puntare la finanza. A puntare la finanza, vieni. Vai, vieni, vieni. Arrivai, se? Sì. Riesci a passare un po'. Ti chiedo troppo. Aspetta. Sì, sì. Bello. Vai, ecco, ecco. Sì, non mi sei fatto. Sì. No, 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 raccosti, oh! Attento, Fabio, attento all'artificiale. Attento all'artificiale quando c'è. Mamma! Vai! Com'è? No, non è così, perché non è così. Ascolta. Perché? Mamma mia! Perfetto! E siamo a due letterati e un carango ronco. Bello bello, sempre sul Degree 70S. Scusate, eh? E per oggi si può concludere questa pescata. Con mio cognato che attacca il tender sul tetto, già smontato, tutto caricato in macchina. Dai, non è andata benissimo, però dai, ci siamo divertiti. Mi sono divertito. Mi sono divertito, pazienza. Succede. Cosa che succedono? Pazienza, due alletterati, un bel carango ronco, la pescata almeno per me è andata bene, per loro purtroppo è finita così, pazienza, sarà per la prossima. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, se no non vi arrivano le notifiche dei video dove c'è mio cognato. E ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e grazie ancora per la visione.